Oggi vi parlo di una delle prime serie che ho visto quest'anno. Vi parlerò oggi su TV Joe di Dietland, una serie che ho visto su Amazon Prime Video molto breve in quanto è stata cancellata dopo la prima stagione, non so perché, perché è una serie meravigliosa. Quando mi sono approcciata a questa serie e avevo appena iniziato la dieta e quindi il titolo diciamo che mi ha attratto in maniera molto istintiva, mi sono accorta poi che in realtà il tema era molto molto lontano da quello che io stavo cercando, o perlomeno in parte era quello che stavo cercando, in parte no, adesso capirete. È una serie TV americana del 2018, di una stagione, appunto come dicevo, 10 episodi da 60 minuti. La regia e l'idea sono di Martin Oxon ed è tratta dal romanzo, che ho intenzione di leggere ovviamente, di Sarai Walker. La protagonista Alicia Prugna Kettle è interpretata da Joy Nash, che è un'attrice che non avevo mai visto, ma che è stata bravissima secondo me nel suo ruolo. La serie si apre appunto in questa specie di casa editrice dove gestiscono una rivista di moda, dove ovviamente lavorano tutte persone super fighe, super belle, super magre, e c'è questa Alicia Prugna Kettle che invece è l'opposto, è una donna un po' depressa che prende degli antidepressivi, che è costantemente a dieta perché è in sovrappeso e vuole raggiungere quello standard con cui è abituata a convivere per il suo lavoro, e Alicia è addetta, diciamo, a rispondere alle letterine che mandano a questa rivista, quindi tipo cioè, ma anche forse un po' più mature, perché ci sono ragazze che si esprimono in merito a relazioni tossiche, in merito a tentativi di suicidio, a violenze fisiche e psicologiche, e lei risponde a tutte queste ragazze, però in linea con quello che le viene detto di rispondere. Il caporedattore di questa rivista è invece Kitty, che è l'opposto di Prugna, perché invece lei è una che addirittura forse cede all'autolesionismo per sentirsi più bella, è perfettamente in linea con quello che insegna con la sua rivista a tutte le donne che la leggono, e sono tante queste donne. Insomma, noi ci addentriamo nella vita di Alicia con tanto di gruppo di gente con disturbi alimentari anonimi, la vita di Alicia che è costantemente autocritica nei confronti del proprio fisico in particolare e anche del suo carattere, anzi forse il suo carattere è semplicemente una conseguenza di quello che è l'autocritica nei confronti del proprio fisico. Nel momento in cui Alicia sta prenotando l'operazione per dimagrire, viene intercettata da una associazione segreta di donne che combattono in maniera rivoluzionaria contro l'oppressione femminile nella società, oppressione che va a toccare temi quali non solo i canoni di bellezza che vengono imposti alle donne nella società, ma anche l'oppressione dal punto di vista lavorativo, l'oppressione dal punto di vista proprio sociale, quindi anche il discorso di subisci una violenza e hai paura di parlare per venire poi giudicata negativamente. Insomma, tutte queste tematiche che a me stanno molto a cuore, come sapete, e Prugna, per quanto, o forse proprio perché è così diversa dai canoni imposti, viene assunta, tra virgolette, da questa cosa, soprattutto per la sua posizione di rilievo all'interno di questa rivista. Le viene detto: devi imparare a rispondere in maniera molto differente rispetto a quella che ti impongono, perché tu devi insegnare alle donne a combattere contro queste cose, contro gli stereotipi, i pregiudizi che affliggono il mondo femminile. Molto bella, molto interessante, devo dire che sfocia anche nel thriller e nell'action come genere, per quanto inizi un po' come drama. Ci sono anche delle scene che senti molto empatiche come donna, che delle scene che ti inorridiscono forse perché ti interfacci con la realtà di tutti i giorni, realtà che magari tendi a nascondere, a non vedere proprio perché fa così male. In generale ti senti empatica anche con Prugna. Io devo dire che nel corso della visione di questa stagione, di quest'unica stagione, mi sono sentita molto più empatica nei primi episodi e verso la fine, quando ci si addentrava nell'action, quindi proprio in questo gruppo di donne che vanno a combattere, fanno addirittura degli attentati per far valere la propria posizione, mi sono sentita un po' più lontana perché si entrava in una fascia che è proprio da serie TV, quindi che si
ci si addentra quasi nel fantascientifico per quanto riguarda le mosse che intraprendono queste donne, queste azioni che intraprendono contro gli uomini in generale, cioè non si va verso la parità dei sessi, secondo me, come obiettivo finale, ma come una supremazia della donna. Però ti fa anche ragionare su questa cosa, che il femminismo radicale di fondo di questa serie in realtà è veramente radicale e non è conforme agli obiettivi che in realtà noi donne dovremmo raggiungere nella società. Quindi una parità nei confronti dell'uomo, non una supremazia nei confronti dell'uomo, perché altrimenti si eccederebbe dall'altra parte. Le tematiche, appunto, come stavo dicendo, parlando della trama, sono sicuramente un femminismo radicale, assolutamente controverso dal mio punto di vista, perché, ripeto, io sono per la parità dei sessi, non per la supremazia del genere femminile su quello maschile, per quanto per pareggiare i conti, diciamo, con tutti gli anni, tutta la storia della supremazia maschile, bisognerebbe concederci anche un po' di supremazia femminile. Ma questo è un altro discorso. Per una convivenza pacifica e civile all'interno della società, bisognerebbe semplicemente raggiungere una parità dal punto di vista se del sesso biologico e anche delle minoranze generali, quindi delle disabilità, delle etnie e via dicendo. I canoni di bellezza sono un altro argomento che mi è piaciuto molto all'interno di questa serie, soprattutto come vengono affrontati. All'inizio sembra un po' il Diavolo Veste Prada, c'è cioè questa redazione, appunto, come dicevo prima, piena di belle donne, donne belle oggettivamente, che mettono anche in soggezione Prugna stessa perché si sente completamente diversa, al punto da farsi influenzare e sentirsi in difetto nell'essere obese, nell'essere caratterialmente diversa rispetto a loro anche. Quindi canoni di bellezza imposti, per quanto noi certo cerchiamo di allontanarcene e di fare le alternative, però influenzano tutte più o meno in un momento o in più momenti della vita. Questa serie ti fa ragionare tantissimo su questa cosa, in più ti fa notare quanto i canoni di bellezza inneggino al sacrificio fisico o psicologico della donna stessa in favore di questi, del raggiungimento di questi canoni. Un altro tema molto bello è l'integrazione, perché Prugna si ritrova in un ruolo minore nel quale non appare mai in pubblico per il fatto che è diversa, per il fatto che non è socialmente accettata a livello di bellezze, di canoni di bellezze, non è assolutamente in linea col canone istituito dalla rivista stessa. Infatti Kitty in più di un episodio fa notare a Prugna che: "Mi dispiace, non ti posso mostrare in pubblico, non puoi fare interviste come giornalista, perché se apparissi in pubblico la rivista calerebbe come audience, perché la rivista viene seguita perché noi siamo tutte belle, tutte magre, tu invece non lo sei." Quindi c'è un discorso di integrazione a livello lavorativo e tra l'altro questo è veramente ripugnante, perché è una donna che denigra un'altra donna, cosa che molto spesso viene omessa nelle lotte femminili, ma molte donne denigrano altre donne perché non conformi ai canoni normali. Io sento dire anche di persone che non vogliono amiche brutte. Questo è un discorso che viene assolutamente affrontato nella serie. Per non parlare poi di tutto il discorso maschile e femminile, dove i maschi comunque hanno un ruolo sempre più importante rispetto alle donne, e perfino Kitty, dalla sua posizione di capo, viene spodestata proprio in quanto donna a un certo punto. Quindi il tema dell'integrazione, sia dal punto di vista etnico che della disabilità, più o meno grave, è assolutamente argomentato molto bene in questa serie. Infine, tema principale, penso, all'interno della nostra serie, è la lotta all'oppressione, che si lega un pochino agli altri tre temi di cui vi ho parlato, lotta che sfocia nella violenza pesante anche da parte delle donne nei confronti dei loro carnefici, in questo caso gli uomini che usano violenza contro di loro. Lotta all'oppressione che potrebbe venire fatta in sordina, come all'inizio della serie, nel quale vediamo Prugna intenta rispondere a queste lettere in maniera molto differente e soprattutto a scoprirsi in quanto Prugna e non in quanto Kitty, perché lei deve firmarsi come Kitty per poter essere credibile all'interno della rivista. Questo tipo di lotta all'oppressione lo preferisco rispetto alla lotta ad armi pari, quindi dove le donne fanno sì di fare violenza su chi ha fatto violenza loro. Non sono molto per il occhio per occhio, dente per dente, io sono più per il utilizzare il cervello e
lottare in maniera più sottile. Cosa ne penso? In generale è una grandissima serie che vi consiglio assolutamente di vedere. La trovate sempre su Prime, se avete Prime, assolutamente da vedere e da dargli una possibilità. Io non ho letto il libro, lo leggerò. Quando leggerò il libro sicuramente vi riparlerò di questa serie. Per come mi è sembrata, però è perfettamente in linea con il tema di questo mese che sono appunto le donne, il femminismo e via dicendo, quindi mi sembrava il caso di parlarvene. Se l'avete vista o se non l'avete vista, commentate facendomi sapere cosa ne pensate o cosa ne pensate in seguito a questa mia recensione, se la guarderete, se l'avete già vista, insomma, liberamente parlatemi di questa serie, ovviamente senza fare spoiler eccessivi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino in su. Se pensate che questa serie possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. E se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani 8 marzo, festa della donna, tra l'altro, con Danza con Jo. Invece ci vediamo con il prossimo TV Joe il 27 di marzo. Un bacione e ci vediamo alla prossima!